Ciao amiche e ciao amici, qual è il linguaggio del corpo della femmina alfa? Questo video per rispondere ad Agla che mi segue su YouTube. La femmina alfa è una femmina dominante, una femmina che attrae naturalmente, istintivamente gli uomini e che interagisce positivamente però con le donne. Questa è la femmina alfa. La femmina alfa intanto esalta la femminilità, quindi sia a livello visivo sia proprio a livello di linguaggio del corpo, di gestualità. A livello visivo esalta tutto ciò che è la differenza rispetto al maschio, quindi la femminilità è il contrario della mascolinità, quindi ha un modo di muoversi molto morbido, dolce, leggermente anche traballante, quindi sa camminare sui tacchi, diciamo, senza sembrare di stare sui trampoli. E questo le permette di ancheggiare, non vistosamente, ma muovere comunque il bacino durante il movimento, perché porta l'attenzione sui glutei, che sono quindi naturalmente un richiamo di natura sessuale per il maschio. Ha un modo di porsi, diciamo, che naturalmente evidenzia le sue zone erogene secondarie, che attirano anche queste moltissimo maschio, sono esposizione del collo, esposizione dei polsi mentre parla. Ha la capacità, diciamo, di mandare segnali di natura sessuale senza apparire volgare, legate ad esempio all'accavallamento delle gambe, infilare e sfilare il piede nella scarpa, tutti piccoli segnali che, diciamo, messi assieme fanno sì che attrae naturalmente il maschio e sa interagire positivamente con le donne però. Perché ci sono molte donne che invece tendono a essere competitive verso le donne. La femmina alfa non vive la competizione, perché la competizione la vivi soltanto se pensi di essere comunque inferiore in qualche modo. Invece interagire positivamente vuol dire che non si sente inferiore alle altre donne, non cerca di competere per essere più bella, perché naturalmente attrae, quindi si concentra sulla comunicazione. Anche la voce è importante, il tono di voce, la paralinguistica, la gestione della paralinguistica, non è mai una voce isterica, anche i movimenti non sono mai isterici, ci sono donne che comunque hanno movimenti a scatti, sembrano quasi diciamo percorse da una nevrosi, da una corrente elettrica, diciamo così. Femmina alfa è tranquilla invece, quindi bisogna allenare questo tipo di comunicazione non verbale. Allenandola tende a diventare alfa, ad acquisire queste capacità, perché inneschi anche qua un ciclo virtuoso per cui più diventi femmina alfa, più attirerai i maschi, più attirerai i maschi, più tenderai a diventare femmina alfa. E non utilizza neanche la sessualità, è solo un'esca. Poi in realtà una che la dà a tutti non è una femmina alfa, ha un altro nome, diciamo così, che non è quello di essere femmina alfa. Bene. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta, se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!